Allora, buonasera, sono lieta di dare inizio alla conferenza sulle manipolazioni mentali e le psicosette. Io sono Silvia Menichini, sono una psicologa e sono presidente dell'Associazione del Paese delle Fiabe e con entrambi i ruoli ho collaborato alla realizzazione di questo evento insieme al presidente, del Centro Studi per la Legalità, Sicurezza e Giustizia, il dottor Marco Strano. La conferenza si colloca all'interno di una manifestazione che è nata intorno ad un premio letterario, ad un concorso letterario che si chiama Mario Tabarrini, di cui la mia associazione si occupa. E questo ha creato la possibilità di avere a Castelritaldi 3 giorni pieni di eventi culturali, scientifici, ludici per bambini e per adulti. Tutti gli eventi ogni anno sono collegati al tema del concorso letterario, che quest'anno in particolare riguarda il silenzio. E quale miglior cornice se non questa, appunto, collocare tale conferenza che vede una società silenziosa che per pudore o timore fa fatica a rompere proprio questo silenzio di fronte a tanti argomenti che verranno trattati. Inoltre siamo qui a Castelritaldi, in Umbria, che sembra a tutti essere sempre una piccola oasi felice, ma veniamo da un periodo duro, no? Un periodo duro a livello nazionale e non solo. E infatti la pandemia da Covid-19, diciamo, che ha minato proprio alle basi un sistema solido, portando delle problematiche sia a livello sanitario, molto importanti, ma ha anche incrementato l'ansia sociale, che è dovuta alla paura del contagio, ma anche alla crisi economica generalizzata che si sta verificando. Perciò ci troviamo di fronte ad un cittadino che è sempre più impaurito e sempre più isolato. Ed è proprio di questo clima e di incertezza e di preoccupazione per il futuro che stanno approfittando le famose psicosette, cioè dei gruppi delinquenziali che utilizzano delle tecniche di condizionamento mentale e persuasione nei confronti di quegli individui che versano in una condizione di sofferenza psicologica, di vulnerabilità psicologica, e tutto questo con il fine di carpirgli elevate somme di denaro attraverso una promessa, che è una promessa illusoria, che è quella di donare loro delle risorse mentali straordinarie con il quale affrontare poi le difficoltà. Certamente queste psicosette sono presenti in Umbria in modo importante, e altrettanto importante però contrastarle. E per tale motivo abbiamo deciso di organizzare qui questa conferenza nazionale sulla manipolazione mentale e le psicosette, che è utile sia per gli addetti ai lavori che per le persone che intendono interessarsi a questo argomento e che si avvicinano a questo argomento per saperne di più. Io devo ringraziare il sindaco di Castelritaldi, Elisa Sabatini, e l'assessore Veronica Benedetti, che ci hanno dato questo spazio e la possibilità di svolgere qui questa conferenza. Inoltre, in quanto psicologa, ringrazio il mio ordine, che è l'Ordine degli Psicologi dell'Umbria, che ha patrocinato l'evento. Grazie.